Momenti ragazzi, sono il Drago Rosso e bentornati in questo nuovissimo episodio di Drakan. Siamo qui nel livello del vulcano e in questo episodio spero di riuscire a trovare la Rune Blade, o almeno spero che questo episodio sia dedicato al ritrovamento della Rune Blade. Lo spero, ma non ne sono sicuro al 100%, per cui lo andrò. Andiamo a scoprire subitissimo. Allora, sembra che io debba entrare qua dentro. Erok dovrà rimanere qui fuori, ma non posso entrare. Susanna, non posso entrare? Io ho sempre paura che arrivi tipo una mezza imboscata di qualcosa. O posso entrare? No, 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 posso mi... No, forse posso, forse posso. Allora, mettiamo Erok in posizione qua. Come sempre. Ma queste robe qua servono a qualcosa, scusa. Questi cerchi qua. No, queste cose qua secondo me si aprono prima o poi. Cose troppo sospettose ci sono. Allora, aspetta, no? Perché qua... Ah, ok, posso. Ma queste cose mi fanno male? Tipo questi puntoni? No. Non mi fanno male. Ok, quindi posso entrare senza problemi. Erok dovrà rimanere lì. È per forza che mi aspetto. Oh cacchio. Maledetto. Sì. Mettimene di più già che ci sei. Ma che è se sono me. Ma che è se sono incastrati. Aia. No, questi qua che tutti spariscono. No, no. Rifacciamo, scusa, eh. Ma guarda che... ma non viene... Non viene tanto. No, ma fanno troppo male. Cioè, vedi quanta vita mi toglie sto coso maledetto? Che lancia le cose di scintilla, le tuoni. Che razza di roba è? Smettila di diventare invisibile. Oh. E uno. No. Meno male che questa spada mi dovrebbe curare, anche se non moltissimo. Vai. Hai rotto le palle. Spero... Aia. Volevo evitare di prendere le pozioni perché ce ne avevo già poche. Cioè, ho tre pozioni rosse. Quindi principalmente per quello. Però vabbè, se sono costretto ad usarla. Ok, e uno è andato. Che cazzo? Devo continuare a indietrare, è l'unico modo. Aia. Dai, curami. Cioè, inattendo alla spada. Bravissimo. Oh, ok. Salva. Dove cacchio è andato quello là? Dietro qui è andato? What?
scusa. Questa è una spada. Questa è la seconda. Dove è andato il terzo? Dove è andato il terzo? Ed è spawnato? Non l'ho ammazzato il terzo. Se l'avessi ammazzato ci dovrebbero essere tipo tre spade di queste. In realtà ce ne sono solamente due. Il terzo era qui, Qui era. O se è tipo buggato in qualche modo. Che cacchio. Cacchio ne so. Guarda, poi fatto bene che la visuale penetra dentro alle pareti, alle rocce, vabbè. Va bene, cioè non mi lamento. Non mi lamento. C'ho questa spada qui che tra l'altro è la stessa di queste che non è, le abbiamo ancora mai usata, tra l'altro. Vedi, ancora piena. Solamente che c'ha tipo 30 utilizzi, purtroppo. Vabbè. Vabbè, dai. Cosa mi aspetta qui? Io qua vado piano. Oh no. Quando ci sono quelle cose lì vuol dire non morti. E qua ci devo andare per forza. Che cacchio c'è là? Sembra neve. Però mi sa che è uno di quei, cioè praticamente tipo una sorta di ascensore. Può essere. Va bene, facciamo fuori questo. Che sicuramente mi darà un qualcosa, credo. Già ucciso? Serio? Ah, ok. Mi ha droppato... Ah, ok, no, giuro che non sapevo di questa cosa. Non lo sapevo. Te lo giuro. E vabbè, scenderò alla vecchia maniera. Quindi questa è una tipo una zona bonus. Sì, che cacchio sto a vedere qua. È una zona bonus. Cos'è questo? È dove c'è la Rune Blade? Ok, non è neve, ma è spettacolare questa cosa. Guarda qui. No, aspetta, non dirmi che mi devo buttare. Oppure... Ok. Per un attimo ho pensato che tipo queste cose, no? Questi orb mi potessero far fluttuare in qualche modo. Però a quanto pare... Anche se faccio così? Sì, sì, così mi ammazzi. A meno che non provo tipo a saltare. Ok. No, ma dovevo fare... Ma neanche se provo... No, no, proprio... No, ok, ok, ok. Allora qua mi sa che forse ci devo andare dopo? Oh, ragazzi, dovevo provare. Cioè che... Cosa ne sapevi te? Va bene, proseguiamo per di qua. Allora qua ci ritorniamo poi. È l'unico modo. Io non ho ancora capito queste robe qua che cacchio dovrebbero essere. Le abbiamo incontrate per la prima volta queste cose qua nel nido delle succubi. Oh merda. Hai visto chi è passato, sì? Guardalo là. Ora non so se è lo stesso o se ce ne sono due. Sì, certo. Ma si può autoammazzare? Non lo so se si può autoammazzare. Qua tanto non mi prende. No, mi sa che non...
No, non prende danno nella sua stessa lancia, mi sa, quindi. E qua adesso è un problema. Maledetto bastardo. Ok, è solo lui, tra l'altro. Cioè, posso dire che questo che diventa invisibile è praticamente come con battere contro un cheater? Ma che cacchio è sta roba? Ma questa roba poi l'abbiamo già vista tipo nei livelli passati, tipo. Allora. Anzi, poi neanche, sempre in questo stesso livello, se non ricordo male. Allora, questa roba. Ah, per attivare quella roba lì che mi fa andare lì in alto. Anzi, no, quella roba lì in alto mi fa tornare qua in basso perché altrimenti mi sa che mi ammazza. Va bene. Allora, qui. Ma si può sincronizzare queste due cose o sono desincronizzate? No, mi sa che forse si possono sincronizzare, non lo so. No, non ti incastrare. Posso andare qua su, volendo sì, però. Da lì dove cacchio mi porta? Da nessuna parte, mi sa. Aspetta. Vabbè, ma con che cacchio di velocità mi gira sta cosa? Guarda qui. Aspetta. Cioè, ma guarda con che velocità. Ah, ma si prosegue. Ecco, vedi, qua è per scendere. Per scendere più in sicurezza. Va bene. Eh no, ma qua si entra sempre in quella zona. Ah, una leva? Che cosa mi attiva questa leva? Adesso sono estremamente curioso. Ha a che fare con questi orb, per caso? Braccino corto! Perché ero dall'altra parte. Che cacchio ho fatto ora? Cosa ho fatto? Aspetta. È quello che penso? Perché io vedo che vedi che adesso sta formando un qualcosa? Non sta più scendendo così, ma tipo. Ma tu vedi? È esattamente quello che mi sono immaginato. Ora spero che qua non sia apparso nessuno perché è anche possibile conoscendo questo gioco. Guarda, hai visto che è partito ancora prima che io toccassi questa pedana? Guarda, sicuramente sarà. Adesso apparirà qualcuno, guarda. Guarda come te lo dico. Scusa, ma questo che cacchio. Ma questo sta continuando ad andare avanti e indietro, cioè, in alto e in basso, così. Dai, su. Effettivamente. Vabbè, l'ho già detto ancora a inizio serie che questo gioco ricorda un po' i primi Tomb Raider, no? Ora, questo penso sia una delle cose più fighe di questo dungeon. Vediamo. Ok, non è esattamente come me lo sarei aspettato, però più o meno, ok. Quindi bisogna seguire questo sentiero fatto di questi orb.
che ti indicano la via, cosa che ovviamente è... Ma cosa c'è da saltare? Che cazzo? È invisibile e l'unico modo, vabbè, è seguire questa roba qua. Che tra l'altro è anche figa, eh. Porca vacca. Ok, ci siamo. Vedo in lontananza un baule. È una stanza del tesoro, più o meno. E qua dentro troverò la Runeblade. Oh merda. Quanti sono? 6. Sembra se non appare un settimo. Mi sa che qua c'è la Runeblade, eh. Guarda, questa stanza equivale a Runeblade. Andiamo. Non è vero. Non ce ne sono tutti. Ce ne sono 4. Per qualche motivo. Occhio a non prendere ste robe qua, perché sono bastardi. No, via, 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 via. Cazzo. Vai, uno mi sa che l'ho ammazzato. Due. E scendi. Ammazzati tutti? Ammazzati tutti, forse. Ok. Ah, ma qua dietro c'erano anche... Maledetti. È questa la Runeblade? Aspetta, è questa? No, dai. Cosa ti butto? Ma questa roba qua cos'è, scusa? Ah, il famoso Rift Crystal. Ma il Rift Crystal, scusa. Cosa butto? Devo buttare via le frecce avvelenate? Perché questi due cosi col cacchio... Ecco, le metto già qua insieme. Queste cose col cacchio che le butto. Ma io non butto via niente. Butterò le frecce avvelenate, tanto c'ho quelle magiche. Che ne ho ben 41. No, è la runa di lava. E dove cacchio la devo infilare questa adesso? Ma dove la devo infilare? C'è la runa di lava. Che non ho vi... ti ho fatto il trabocchetto. Non sparire così. Oh merda. E un andato. E ora pensiamo a te. Ok. Ma va, fatto male proprio. Devo ritornare indietro. Cioè, un'unica stanza. No, aspetta, ma veramente c'è... No, voglio solo vedere per bene. Esiste solo questa stanza? Sembrerebbe di sì. A meno che non c'è un ingresso... Un ingresso segreto, ma qua di ingressi segreti... No, non fa niente, vedi? No, non fa niente, no. Non c'è niente qua, proprio niente. Quindi questa è stanza unica. Niente, stanza unica, va bene. Ma che salto ha fatto, hai visto? E qua adesso devo ritornare indietro, ok.
Ora, occhio. Porca vacca. No, grazie, scendo di così. Allora, di là abbiamo... Allora, di là abbiamo già visto e non c'è più niente. Oh! Morto subito, così instant? Lo spero. Ok, Erok è ancora lì. Bene. Bene, 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 bene. Dove devo portar? Ora. Ora. Questa runa di lava, dove porca vacca la devo mettere ora? Quindi qua non c'è nessuna Runeblade. Ci sono viverne o draghi cattivi qui? No, non sembrerebbe di no. Però aspetta, perché? È vero, perché manca un pezzo. Allora non è qua la room. Io pensavo fosse questa. Allora. No, qua mi sa che adesso dobbiamo ritornare indietro effettivamente, perché questo... Questa zona qua in realtà serve solo per la lava, questa qui. Sì, è da qua che sono arrivato, mi sembra. Fai un salvataggio per sicurezza. Ok, questi qua li ho già ammazzati tipo nello scorso episodio, quindi dovremmo avere via libera sostanzialmente. Per di qua, allora mi sa che è qua la Runeblade. Sicuro. E questa cosa che ho appena fatto, allora, mi sa che mi apre tipo un... Aspetta, ma è giusto? Sì, è giusto. Mi dovrebbe aprire tipo un passaggio segreto di qualche tipo, un'area bonus. Non so perché. Devo andare a piedi? Non so perché. Ma ora che vedo questo coso, mi sa che questo lo devo mettere qua. Ma così è solamente una mia impressione. Porca vacca, ma è tutto magma. Qua è bellissimo. Ma questo... Sì, infatti, guarda. Addirittura. Addirittura. C'è proprio... Ok. Quindi posso riprenderlo? No, non posso riprenderlo. E allora la Runeblade è qua. Cioè... Però... Prima di entrare... Che cazzo io... No, scusa, che cacchio è questa roba? Allora, che... Allora, vedo dei simboli. Cosa c'è qua dietro? Occhio, Erok, a non incastrarti, perché... È già successo che ti sei mezzo incastrato per le tue proporzioni. Cioè, tipo, a causa delle tue proporzioni. Qua dentro non mi pare di vedere nessun oggetto nascosto, per cui entriamo. Erok dovrà rimanere qua. Ah, ma così subito diretto? Non è un dungeon dove devo fare tipo mille casini? Cioè, proprio così? Ehi,
Ho capito, Erok. Che cazzo? Ma c'era una fiammata e adesso non c'è più. Che cazzo? Ok. Questa è una statua dove c'è un tizio con... sembrerebbe un arco. Ah, vedo una leva. La Runeblade, eccola! No, comunque sì, ho detto che questo episodio sarà dedicato alla Runeblade e prenderemo la Runeblade. Finché non prenderò la Runeblade, che è quella lì, non chiuderò l'episodio. Ha proprio... abisso peggio dell'oblio questo. Allora, vediamo che cosa succede. Perché c'hai il braccio corto, Rin? E cosa dovrebbe fare questa cosa? Allora, vedendo che ci sono i simboli in alto... Ma esiste solo questa di leva o ce n'è un'altra che magari che non ho visto? A parte che qua è tipo mezzo buio. E questo? Che è? Ah! Ah, è un pulsante che fa lanciare una Ah, ho capito. Credo di... Ah, ho capito. Quindi la freccia dovrebbe far attivare questo... coso di fuoco. E però qua vedo una cosa rotta, quindi... mi viene già in mente qualcosa. Adesso provo a rimuovere questo. E il coso di lì dovrebbe... Non lo so se... Allora, non lo so se adesso è giusto. Proviamo. Ora, io c'ho una mia teoria in testa. Vediamo se pure la pratica darà conferma. Vai, premi. Ma che ca... No, nemmeno così. Allora proviamo in quest'altro modo. Dai. Ora proviamo a mettere lì la cosa, lì il focolaio. Qua dove c'è il cono di luce. E proviamo a far risparare la freccia ancora lì alla statua. Non so se così cambia qualcosa. Però tentare non costa niente. Vai. No, allora c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va letteralmente. Questo coso posso spostarlo? No, non posso spostare questo coso. Waita. Mi è venuta un'intuizione. Waita. Erok, ho bisogno di te un attimo. Dov'è il coso? Forse... Allora, forse... abbiamo fatto un passo avanti. Ecco!
Vedi? Adesso sinceramente non so che cacchio. Forse devo fare la svelta. Proviamo. Ah no, aspetta, 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 aspetta. Adesso ho capito. Se riesco a fare in fretta, se non c'è un timer, perché potrebbe avere un timer, non ne sono sicuro, ma ho questo dubbio che potrebbe avere un timer, lì il focolaio. Dai! Spero che non si spenga. Spero che non si spenga proprio. Vai, ancora uno. E ora di corsa. Vai, bagnoppa solo come te sai fare. Ancora acceso, sì. Occhio a non cadere. Adesso dovrebbe funzionare. Al 99%. Vediamo. Ok, pensavo per un momento che dovessi farlo tipo più volte, però a quanto pare. Ok. Ragazzi, vi presento. E la presento anche a me stesso. La Runeblade. Perché c'hai il braccino corto? Mi sa che devo buttare qualcosa. E butto questa, che tra l'altro è tipo la spada di inizio gioco, tra l'altro. Ok. Ah. No? Ok, è a 3 addirittura. Cosa cazzo? Togli questa. Ok, Runeblade indistruttibile 50p. Ma che ca... Questa è la Runeblade. La spada runica. Ma fa qualcosa? Aspetta. Ah no, pensavo facesse anche tipo degli effetti, tipo effetti grafici. No, infatti no, però non fa niente, però è bella illuminata e questa ci piace. Tipo i giocatori di World of Warcraft se la sognano una spada così. Allora direi di riprendermi anche questa, allora la spada di inizio gioco a sto punto. Ok. Allora, questa quanto fa di danno? 30 ed è indistruttibile, media e lunga, quindi ve velocità media, range lungo. Questa invece fa 50p, medio lungo. Ah, e ha effetto bruciante anche. Ok. Questa spada praticamente dà effetto bruciante, quindi dovrebbe incendiare tipo qualunque bersaglio. In linea teorica. Adesso dove cacchio devo... Che cosa devo fare adesso? Dove devo andare? Devo uscire? Ho la Runeblade. Guardala lì come luccica forte. Devo uscire. Usciamo. Salva. Sì, ma da che parte adesso? Ma qua non lo so, devo ritornare. Aspetta,
Mi sa che devo ritornare indietro, indietrissimo. Cioè, no, neanche troppo indietro, però. Ok, ma che cacchio... Ma che cacchio fai? Non fare le acrobazie. No, 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 forse ho capito dove devo andare. Devo tornare indietro. Scusa. E... per di qua. Ok, quindi devo ritornare indietro, proprio tutto, tutto indietro. Perché effettivamente c'era qualcos'altro che però non abbiamo potuto entrarci, tipo. Allora, qua dovrei, tipo, aver ammazzato, tipo, tutto e tutti. Qua c'è il gigantesco coso. Ok, quindi devo risalire. E qua si dovrebbe uscire, teoricamente. Fammi vedere un attimo. Qua dentro. Ah, no, 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 ok, giusto, per di qua. E poi di qui. Sì, per di là. Fammi uscire da questa roba. Ma che cacchio è sta roba? Ah, ok, parte già la musica così. Ok, ci siamo teletrasportati in un posto stranissimo. Molto strano. Ragazzi, questo è un nuovo livello e lo scopriremo insieme nel prossimo episodio. Per cui direi che per questo episodio di Drakan direi che è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di tutte le serie attualmente attive. Di mettere un bel pollicione su se vi è piaciuto questo episodio e mi raccomando di dare anche la vostra nei commenti. E noi ci risentiamo a un prossimo video.